Dodo di Sabatino, il buon Natale per i teramani è arrivato su questa storia dei derivati perché non pagheremo, anzi, insomma, abbiamo in cassa oltre 2 milioni e mezzo. La cattiva notizia è che non si ricorda la storia a Teramo. Buona notizia, siccome Natale prevale sul resto, no? Nel senso che nel fornire una notizia del genere, una notizia assolutamente positiva e che testimonia un buon operato, una capacità, mi permetto di dire, di lungimiranza e anche di oculatezza, di ragionevolezza, di competenza anche, che nel passato è stata messa in campo e che oggi ha prodotto un risultato straordinario, quello di aver vinto una causa nei confronti di BNL Unicredit, condannando entrambe le banche al risarcimento di 1.088.000 a testa, e quindi di per sé vale 2.002.000. Oltre a questo ci sono tutte le somme che dal 2015 in poi erano state accantonate in previsione di questo rischio di dover pagare, che sono ammontano oltre 2 milioni e mezzo di euro. Quindi in un sol colpo, con questa sentenza, il cui merito è da ascrivere assolutamente alla precedente amministrazione Brucchi, al primo Brucchi quando io ero assessore al bilancio, che ha consentito a questo comune di intentare una causa sulla quale in pochi credevano e che oggi ha prodotto invece un risultato straordinario, che è quello che abbiamo appena detto. Oltre a questo, c'è anche, vorrei ricordare a me stesso e ai concittadini che la buona amministrazione, la buona politica, si deve sempre ricordare, anche quando sono altri ad aver messo in campo queste operazioni. Mi dispiace che il sindaco abbia perso l'ennesima occasione per restituire verità ai nostri concittadini e anche un po' di educazione, che credo non guasti, nel rispetto istituzionale e nell'avvicendamento della pubblica amministrazione, che ricordo è un continuum. Quindi non capisco perché non si debbano riconoscere meriti ad altri quando quelli che hanno questi meriti ci hanno preceduto. È un atteggiamento assolutamente puerile, mi permetto di dire anche un po' intellettualmente disonesto. Lei ha detto anche noi in totale abbiamo quasi 10 milioni in questo momento da poter spendere, considerando anche che abbiamo fatto altre operazioni. Assolutamente sì, perché nel corso degli anni abbiamo sempre ragionato facendo i conti con le enormi difficoltà di bilancio che avevamo, che non sono quelle attuali, perché oggi questo comune, per fortuna, io sono contento di poter dire che oggi questo comune abbia una condizione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente opposta a quando io ero assessore al bilancio. E questo mi fa piacere, non corro lo stesso rischio che in cui è caduto il sindaco di Teramo. Invece io credo che le operazioni, però, come quella della polizza assicurativa che noi mettemmo in campo contro i rischi da sisma, si abbiano prodotto anche lì 5 milioni di euro di ristoro, quindi che uniti a quelli di oggi fanno circa 10 milioni di euro, che grazie alla capacità, ripeto, alla ragionevolezza, alla prudenza, all'approccio di parsimonia rurale dal quale io mi onoro di appartenere, ci hanno contenuto, ci hanno permesso di poter lasciare questo piccolo tesoretto alla nostra città e ai nostri concittadini. Sarebbe bastato ricordarlo da parte del sindaco, ha perso un'altra occasione per dimostrare di essere il sindaco di tutti e non di una parte, ma soprattutto ha perso l'occasione anche per ricordare chi, come la dottoressa Ferretti, l'allora dirigente al bilancio, e soprattutto l'avvocato Duilio Mannella, che io fui il primo a contattare per questa vicenda, parliamo del 2012 addirittura, 2012. 2012, quindi vede come il tempo poi è galantuomo, e questa vicenda avrebbe potuto avere tutt'altro tipo di anche di riferimento ad oggi, no? Avrebbe meritato un'altra narrazione che il sindaco ha omesso, perché purtroppo è molto concentrato su se stesso, è molto impegnato nei selfie e nella restituzione parziale della verità.